Benvenuti in questo nuovo episodio di Football Manager 24 e siamo qui con il nostro Vicenza. Si apprestano delle diverse partite da affrontare: Bari, Entella, Catanzaro ed Hellas Verona. Complicatissime. Complicatissime. La situazione campionato non è messa male, ma abbiamo già fatto qualche passo falso, un po' troppi forse. Ora dobbiamo cercare di prendere la vetta, di non perdere la vetta. Dipende un pochino qui come vanno le prossime. Allora, sicuramente l'idea è quella di stare più alti possibili di classifica, però dipende un pochino come vanno tante cose. Allora. Prima di tutto, controlliamo che la registrazione sì, sta andando tutto quanto per il verso. Allora. Questa è tostissima. Perché under 18? Ah no, Placus per l'under 18. Ma dove? Non ci ha messi bene, per niente. Non si è messi per niente bene. Allora, partirei così. Partirei come ho fatto la formazione l'ultima volta. Partirei così. E proviamo a. Proviamo a far niente. Abbassare leggermente un po' il ritmo di gioco. Perché veramente. No, teniamolo alto. Teniamolo alto. Il gioco nulla, portiere così, ok. E qui teniamola così, tanto dovrebbero essere abbastanza, spero, intelligenti da regolarsi. Quindi non lo faranno mai. Però, ah, ok, non sono in forma, non mi interessa. Giochiamo con questi e proviamo a fare. Allora, spogliatoio, diciamo che diamo spettacolo. Non ci crede nessuno, ma va bene. Ci hanno creduto tutti, a parte Romagna, che è probabilmente è il più sveglio. Però adesso diamo appunto un turno di recupero al nostro centralone. Già infilati. Vabbè, va bene. Equilibrata. Positiva lì era chiedere troppo. Lo capisco. Era già chiedere troppo, eh. Lo posso capire. Loro comunque un tiro, un gol, eh. Neanche chissà che. Un tiro, un gol. Loro sono bravi. Noi, mamma mia, ci facciamo male subito. Mi sembra che sia andato sulla palla, eh. Infatti. Robinho ci ha provato come Cuadrado ai tempi d'oro, ma non siamo riusciti a prendere il rigore. Oh, due di loro. Martins Indy. Questo era tipo in FIFA 12, era un Wonderkid. Tempi andati. Allora, intanto continuiamo a incoraggiare i ragazzi. Noi non, nessuno sta tirando in porta. Bella partita, proprio bellissima. Russo, Romagna, apre per il nostro Idrissa. Robinho, forza. Ma perché tornate dove c'è un difensore? Cioè, in due si fanno marcare dallo stesso. Dai. Vediamo se Zimmerman riesce. No, non riesce a fare niente. Non tiene mezzo cross. Mezzo. Questa sarà una partita bruttissima. Rimprovero. Cosa devo fare? Cosa devo fare? Fanno pietà. Fanno pietà. Anche quest'anno mi sa che sarà impossibile tentare di salire. Se a gennaio non siamo in buone posizioni, ci toccherà, ripeto, vendere, ma non riusciamo mai a vendere quelli che dobbiamo vendere. E quindi non riusciamo mai a investire su quelli che dovremmo investire.
Difesa è agghiacciante, agghiacciante difesa. Agghiacciante questa difesa, agghiacciante. Romagna, Candela non è uscito, Idris arriva tardi, passa in mezzo a due. Ma che, cioè veramente siamo un po' sfortunati sicuramente, però facciamo schifo, loro tre tiri in porta, tre gol. Non becchiamo la porta, minimamente becchiamo la porta. Come si fa a giocare con questi? Adesso di mia iniziativa sto facendo una carriera con l'Inter. Ragazzi, è un altro sport, completamente un altro sport. Meno male che sto facendo anche un'altra carriera per i fatti miei, perché se no con questi, mamma mia, c'è da piangere. Infatti sto valutando se il prossimo anno rimanere a Vicenza. Scrivetemi anche voi nei commenti cosa ne pensate. Scrivetemi nei commenti se dobbiamo mantenere questa linea e provare a far crescere questi scappati di casa, o nel caso venisse fatta un'offerta magari da una squadra di B più predisposta a salire, cambiare. Magari anche, non so, adesso non mi ricordo se ho messo i campionati giocabili, altri campionati giocabili, non so, Spagna, Inghilterra, Germania. Penso di sì, ma non ci giurerei. E nel caso scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se sarebbe il caso appunto di fare questa mossa un po' particolare, niente di strano, però questa mossa. Intanto qui al posto di lui ci mettiamo Lo Celso, li cambiamo, tanto fanno pietà, fanno tutti pietà, estremamente pietà fanno. Ho finito le soluzioni. Marquez, tanto fai fatto schifo. No. Fai così. Che ho messo lui? Guarda, facciamo così. Che schifo. Che schifo di squadra. Che schifo, è ingestibile. Qui non gli dà niente. Farli giocare diversamente, farli trovare la loro forma, posizione migliore, non cambia nulla, assolutamente nulla. Noi ci manca troppa qualità, troppa, senza qualità. Dobbiamo partire dalla difesa, poi la punta e poi il centrocampo con le ali. Questo è l'ordine di cose da fare per migliorarci. Siamo una banda di scappati di casa, una banda di scappati di casa. 3-0, tre schiaffi così, e loro hanno dato quei tre tiri in porta. Partita anche questa, XG, e noi abbiamo sempre un ottimo XG, o comunque pari agli altri, ma non riusciamo a mettere a frutto quello che costruiamo. Sono deluso, ragazzi, ed è la cosa peggiore che può fare un allenatore, essere deluso dalla propria squadra. In caso di passare anche andato a pagare bene. Allora, indifendibili questi. Punta, una riserva, cioè non abbiamo, no, ma che costa capitano per la ritirata, no, in giro. Interrompi, inizia Wallbreak. Dai. Vai. Proviamo a cambiare un po' la strategia. Proviamo. Qui c'è un problema grosso, psicologico e non solo.
buone doti atletiche, colpi di testa decenti, buona concentrazione. Questo sarebbe anche un buon disponibile per la metà zero. Giocatore di spicco per la B. E quanto vorresti? 281. Io ti prendo subito, ti prendo 281. Poi questo qui, questo qui, e proponi. No dai, volevi di meno. Oh, volevi di meno, maledetto. Ok, 325. Porca miseria, pure tu ti sei fatto male, Zimmerman, eh? Pure tu ti sei fatto male, eh? Maledetto che non sei A, sei un maledetto. Tamba, anche lui da buttare. Ma ragazzi, siamo messi male. Mi scoccia perché appunto quest'annata doveva essere un'annata di un certo tipo, invece è già partita male. È già partita male, molto male. Però proveremo a risollevarla, sperando di poter fare qualche acquisto e alzare l'asticella un pochino. Ok, vai, assegna. Do il 22. Ho tanta di quella gente inutile. Lo posso inserire? Vai. Chi butto fuori? Chi è che prende lo stipendio? Rodriguez 600. Sono 600. Costa 600, 600. Tutti questi qua. Tutti questi qua sarebbero da buttare nel cesso. Via Meroni. Via Meroni. Ma non posso togliere Meroni? No. Non posso, va bene. Va bene. Brutta roba. Si aspetta una vittoria contro l'Entella, è incredibile. No, dobbiamo sistemare prioritariamente adesso. Adesso non si scherza più, eh. Dobbiamo recuperare la vetta. Dobbiamo provarci quantomeno, provare a fare qualcosa di utile. Di utile. Qua li beccheremo Hellas abbastanza stanca. Forse possiamo fare qualcosa di buono. Scusami, ma perché facciamo fisico tutti i giorni? Tutti i giorni fisico. Tanto fa schifo uguale. Vai. Fisico, via. Riposo. E qua, riposo. One eternity later. Rieccomi. Sentirete un cambio di tono. Ormai è notte fonda. Ho dovuto interrompere la registrazione precedente. E rieccoci qua, appunto, dopo aver perso la partita contro il Bari, male, e dobbiamo affrontare l'Entella. Parlerò con la voce un po' più bassa, appunto perché l'orario è quello che è, e speriamo di rimanere rilassati. E ci ho pensato, la tattica forse non ci permette di andare in gol, non ci permette di creare delle occasioni a noi congeniali, per cui dovremo provare a cambiare un po' come idea. E forse qua mettiamo un terzino normale, un terzino di supporto classico. Qui doppio mi sta bene, qua lo voglio fare un centrocampista di supporto, e questo una mezzala secondo me ci sta.
Proviamo a far così. Proviamo. Questo se lo volessi proprio un mediano classico. Un mediano incontrista. Come è messo Batista? Come non è messo male, ma non è neanche messo così bene. Mediano incontrista. Non è proprio il suo ruolo. Metodista? No, solo i compiti difensivi no, lui voglio che... Esatto, faccia la legna. Dato che deve reggere la parte difensiva, non si allontana molto dalla posizione. Ok, potrebbe essere interessante questa nuova lettura. Il problema però è nella metà campo offensiva. Qui un centravanti d'attacco, qui potremmo giocare un pochino meglio su quelli che sono i compiti dei giocatori. Allora, io voglio che lui vada avanti il più possibile, corre più rischi e dribbla di più e si muova negli spazi. Lui idem, li voglio molto simili questi due giocatori. Muoversi negli spazi, corre più rischi, dribbla di più. Ok. Kurtinovis invece ha già tantissime istruzioni, però forse vorrei facesse meno, forse meno roba. Un attaccante esterno d'attacco. Va bene. Lui è, non è troppo veloce, quindi forse l'ala non è il suo. Anche i cross, lui c'ha abbastanza dribbling, forse, ecco, non dico farlo rientrare, però un attaccante esterno potrebbe essere cross di meno, triple di più, te dentro col pallone avanti appena possibile. Forse l'attaccante esterno si dirigerà direttamente verso la difesa, scende italiano, questa era... Forse così va anche meglio. Marquez invece è più veloce, lui invece mi sta bene che faccia dei cross. Mi sta bene che faccia dei cross, se non è neanche male. Lui magari ala ci può stare. Un'ala, se no all'invertita. Attaccante esterno, anche lui attaccante esterno. Lui ala normale. Quindi. In possesso. No, falli normali. Più larghi. A volte tiriamo appena possibile, cross misti, affrontata la difesa palla al piede e mi sta bene anche la più creatività. Ok, abbiamo allargato un po' il tipo di gioco. Parte da qui, mi sta bene. Qui lasciamo stare il sistema di gioco e giocate la palla negli spazi. Non in possesso, così state più alti. Alziamo, non si può alzare ancora di più questa. Non si può alzare ancora di più. Pressing altissimo, esagerato. Non c'è l'esagerazione. No, non... questo è il massimo, va bene. E non indirizzo, però dobbiamo fare... Funziona al meglio nelle partite in cui credi di avere la squadra più forte, ma pensi che possono impensierirti con i contropiedi avversari. Ok. Doppio mediano che... è mediano, difensore centrale che imposta. E secondo me potrebbe essere, boh, lui non è troppo a suo agio lì. E un centrocampista difensivo supporto,
Meglio? No. Perché mi cambia skills? No, skills. Lui. Ok. Difensore che imposta. Di copertura. Che sta più dietro. No. Immarcatura. Di difesa. Di marcatura. Di copertura. Come difesa di difensore che imposta giocherà leggermente più indietro e lancerà pallone filtrante secondo di superare la difesa avversaria. Va bene, proviamo. Proviamo, tanto non è che abbiamo chissà quanto da perdere. Lui difensivo mi sta bene, mi può stare bene. Loro invece sono più offensivi e allora sì. Può anche fare il regista arretrato di supporto. Ci può stare. Va bene. Direi che forse va anche meglio. Dribbla di più, tira di meno, corri più rischi. Ok. Ok. Mi sta bene. E possiamo provare questa, però siamo un po' messi male con gli uomini, eh. Abbiamo Candela che è stato appunto squalificato. Giocare con Tamba. Proviamo. No, non cambiamo niente dei nostri. Istruzione avversario. Offensiva di no, tiriamo positiva. Ok, mandiamo questi due sul loro piede debole. E proviamo. Non mi interessa se non sono in forma. Sperando di riuscire a... Ah, devo fare una cosina anche. Date spettacolo. Dopo quello schifo che abbiamo fatto. Allora, sembra quasi un SMR, ma no. Non è così. Qua. Voglio che tiri di più. Voglio che tu tiri di più. E c'hai libertà di movimento. Però veramente... Datti da fare. Voglio che... Cioè... Tu possa fare qualcosa. Non subire un contropiede, magari. Non subire un contropiede, magari sarebbe già un buon inizio. Allora. Ok. Abbiamo un bello zoccolo duro, in difesa, secondo me. Sono indeciso su per quanto riguarda il ruolo di Cari. Che è il nostro Carl, ormai. Stanno giocando più loro. Nunzio Lella, chi è sto Lella, veramente? Tutti ci fanno, ma come fanno a fare gol da lontano? Tutti quanti ci fanno gol da lontano, tutti! Ma non fatemi vedere sto schifo. Tutti ci fanno gol da lontano. Non è possibile. Cioè, fisicamente non è possibile che perdiamo sempre palla in questo modo. Dai, molto offensiva, mi sono rotto un po' le palle, eh. Mi sono rotto molto le palle. Molto, 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 molto le palle. Tamba e Elias sono in difficoltà, anche Cortinovis, ma... Centrocampo è l'unica cosa che prende dei buoni voti. Il problema sono tutti gli altri. Sono tutti gli altri. Cioè, 10 tiri, 2 in porta.
Cioè, ragazzi, non è possibile. Non è possibile. Non è possibile. Se stiamo dominando anche centrocampo, però le seconde palle le prendono sempre loro. Sempre. Perdete un pallone. Uno. Vai. Flacus. Flacus ha fatto gol, incredibile. Praticamente Zamparo ha fatto un assist. Bravo Zamparo, facci un assist, incoraggia. Dai, dobbiamo vincere sta partita, dobbiamo vincere. Non hanno neanche preso troppo bene questo incoraggiamento. E giocherà di prima, vabbè. Sono felice del numero di tiri, continuate così. Però dobbiamo spingere un po' di più vicino alla porta. Devo togliere Flacus fuori gioco. Non togliermi questa gioia, non togliermi questa gioia, non togliermi questa gioia. No! Annullata. Ma io come possesso, tira appena possibile, oh. Oh, tira appena possibile, ragazzi. Tira, tira, tira. E lui ha passaggi diretti? Corre più rischi, c'è passaggi diretti? Vai in difesa. Vediamo un po' come ce la chiediamo così. Forse è un po' troppo basso skills. Però mi sembra come ora l'analisi, no, le statistiche, stiamo davanti noi, cioè, stiamo proprio davanti noi in modo abbastanza netto, anche con XG, cioè, boh, saremo sfortunati, però dobbiamo crearci noi la fortuna. E non sta andando così bene, eh. Cioè, hanno tirato più loro in porta, però. Nonostante tutto, tirano più loro in porta di noi. Noi siamo super aggressivi in teoria, invece non stiamo facendo. Ho bisogno di più aggressività. Dei giocatori con molta aggressività. Ma non è possibile, dai. Non è possibile, si è girato tranquillamente, ha fatto gol questo. Dai, non può funzionare così. Attacco all'invertita, taglia sul centro. Taglia, tira di più. Io più di così, ragazzi, non so cosa fare. Non so cosa fare con questi. Questi sono un gruppo di. Giocatori che non possono andare così, sono troppo altalenanti, sono veramente troppo altalenanti questi. Adesso forse Flacus si è un po' sbloccato, forse ha fatto un gol perché gli ha fatto un assist il suo giocatore, però qua rigore. Chi tira? Nulla. Tattica. Rigori. No, sembra nervoso. Gasato, pure. Perfetto. Nervoso, non vogliamo far tirare uno nervoso. Idrissa, cosa sta facendo? Maronne. Oh, veramente, non ce ne va bene una. Abbiamo un RNG veramente ridicolo, ridicolo. Siamo veramente sfortunati. Tanto, ma troppo. Cioè, non è possibile essere così, messi così male. Tutte le volte siamo messi così male, tutte le volte. Tavares. Vuoi fare te il miracolo?
lo stesso. Proviamo così, proviamo a fare. Però è veramente brutta così giocarla. Niente. Abbiamo XG. Ragazzi, non è possibile, ci fanno un gol loro, ci fanno un gol loro sicuro, ma sicuro. Siamo in uno spot di sfortuna troppo elevato, veramente. E non forza il dribbling a questo punto. Anche se... magari meno indicazioni danno più. Meno indicazioni, less is more. Proviamo a farli giocare più liberi. Quello che va, provano a fare, fanno. Niente. Cortinovis ha fatto schifo totale. Un pareggio. Malissimo, ragazzi, veramente. Se guardiamo i numeri, vi devo dare un pugno in faccia a tutti, questo è il concetto. Che schifo, ragazzi, che schifo. Un rigore sbagliato, tutta sta roba qui. Cortinovis, tu hai perso il tuo posto. E metto Sierra, come ali invertita, di attacco. Tu non mi stai dando niente. E anche Marquez non mi stanno niente. E ci gioca Gerson con un'altra invertita, il cui obiettivo è tirare più spesso. Ragazzi, non ci stanno dando assolutamente vantaggi, niente. Tira di più, corre più rischi, ok. Qua, ragazzi, è brutta così, è veramente brutta. Ok, è tremenda, non brutta, tremenda. Adesso a brevissimo abbiamo altre due partite super difficili. Questa poca forza, cosa può fare? Decente per essere B. Allora, ultimi 30 metri, no, Tamba, il migliore cross in istituto, interrompi il suo allenamento, veramente brutta la situazione. Noi avremo bisogno di veramente delle ali invertite e cambieremo indicazione. Ala invertita, attacco, ok, abbassiamo le richieste. Da lì c'era qualcuno, ok, nessuno. Vediamo se per caso con 12 esce fuori qualcuno anche proprio vecchio, anche trentenne. Allora vediamo. 40 milioni, che siete qua. Brahimi corre con la palla verso avanti per mettere la palla sul sinistro prima di dribblare. Poca forza, perché dovrebbe essere una invertita a giocare qua. Sa anche fare i cross, verso sinistra, quindi lui è una alla sinistra, punto. Non è una invertita. Lui forte col sinistro e lui è forte col destro ed è imprendibile con le nostre finanze. Va bene, se abbassassimo di uno però alziamo la velocità, cioè quantomeno la velocità deve essere un po' più alta. Sono loro così, però la velocità, anzi tutta l'accelerazione.
l'accelerazione Astralon pelo, Astralon pelo. Almeno 14. Simo. Allora, un'ala. Ala. Però così c'è un'ala invertita. Di attacco. Classica ala invertita di attacco. Aspettarne profitto. Dal Pisa. Gli altri? Gli altri... Passiamo un po' l'età. Ivan Lima. Giovane. Indisponibile, va bene. Però... bel giocatore questo, eh. Questo è un bel giocatore. Non vorrà mai venire. Osserva il giocatore per una settimana. Non avrebbe i fondi. E non potremo comprarlo. Asa. Lui è italiano. Casertana in prestito. Mette il piede, corre spesso con la palla al piede. Fine d'azione bassa, tira da lontano. Lui non è male. Potrebbe essere interessante. Potrebbe essere interessante. Sono noi. On the back. Lui che cos'è? Tutta roba. Vediamo un po'. Il nostro obiettivo ora come ora è quello di provare a fare più punti possibili, nel bene o nel male, perché siamo messi non superato. Perfetto. Ok, positivo. Incominciamo a migliorare l'atteggiamento, la parte dei neuroni, la parte mentale dei giocatori. Perché non siamo. Dopo il momento riesce a toccare oltre l'avversario e poi riprenderlo passandogli. Ok, ora però dobbiamo fare un altro passettino avanti, Elias. Impara una nuova cosa. Salviamo. Gestiamo un po' l'allenamento. Anche se devo farlo prima, magari. Che non ho fatto. Allora, io del vice mi fido veramente poco in questo caso. Boh. Vediamo un po'. Allora. No, basta, no. Non è il nostro modo di agire. Facciamo l'istruzione dell'avversario, va bene. Poi qua dobbiamo provare a cambiare un po', Lui, fluidificanti supporto. Robinho torna a fare quello che deve fare, spero. Zimmerman è ancora infortunato. Io questo lo rimetto come era prima, perché non mi sta dando quel plus. E Robinho, tu sei fattimi vedere, tu sei un'ala. Ah, ma continua a scattare l'avversario, corre spesso con la palpetta. Potresti anche partire di qua, l'invertito di supporto anche di attacco. E qui però mi manca qualcuno. Chi può venire qua? Cortinovis, ti prego. No. Cortinovis ha fatto molto bene all'inizio e adesso sta già spegnendo, sfortunatamente, veramente. Qui vi lascio liberi, proviamo questa cosa qui, stiamo provando tante cose perché è quello che è l'unico, è stare più alti e a questo punto gli faccio un Gegenpress. E poche balle.
andiamo subito ad attaccare. Subito. Sarà più faticoso? Sì. Ma... gli uomini che ho sono questi e noi dobbiamo cercare di sfruttarli al meglio. Giocano sempre gli stessi, anche quello è vero, però... cioè, siamo messi male, siamo messi veramente male. Io spero che possano crescere molto i giovani, visto che comunque la squadra è molto giovane, però cioè, qualche risultato positivo ogni tanto farebbe tanto, ma non sta facendo nulla. L'anno scorso abbiamo fatto benissimo, invece adesso siamo già in difficoltà. E non pressiamo. Oh, bravo Liam, bravo. Ah, Scales. Liam Scales. No, fuori giochissimo. Dai, certo, era da solo. Fate i seri. Che brutta partita questa. Zero tiri in porta, schifo. Noi niente, non riusciamo a creare nulla, non riusciamo a creare. Ci manca qualcuno che superi l'uomo effettivamente e crei un vantaggio. E... come si può fare? Trequartista, alzare Carl. No, dopo non ci sarebbe più lo spazio per loro di entrare. Placus, ti prego, colpisci la porta. Qua giocano con degli infortunati senza problemi. Riusciamo a rubare la palla e fare un contropiedissimo? Vai, Scales, apri Elias per Carl, no? Elias la dà a Rodriguez, la gira Carl, la rigira ancora Scales, Carl, ma perché? Perché quel passaggio lì? Perché? Non c'era quel passaggio lì, ma si vedeva. Perché fanno delle robe che non hanno senso? Non hanno senso. Cioè, veramente, io non so come fargli capire che fanno schifo. Cioè, devo fare una riunione di... non devo fare una riunione, di spogliatoio. Anche se si vince bisogna fare una riunione, perché stanno giocando proprio male. Tir, dove ha tirato questo? Cioè, questo davanti al portiere l'ha tirata a casa di Dio? Che schifo, ragazzi, cioè che schifo, si erano beccati in porta. Non è piccola la porta, ragazzi, cioè fate questo di mestiere, siete professionisti. Ma porca troia, si potrà non fare mai gol, mai gol. Cioè, io più che mettervi in porta, che schema devo mettervi? Più che mettervi in porta, cosa devo fare? Cioè, non è possibile. Cioè, questi mai due tiri in porta fanno due gol e mi ha fatto un tiro in porta, uno in otto tiri, uno in porta. Dove la tiri? Non becchi in una casa. Qui è critica la situazione, veramente stracritica. Veramente critica la situazione. No, dai, che fallo veniale. Rigore concesso. Porca di quella vacca. Non lo so, prende gol. Andare in controffensiva. È clamorosamente triste vedere queste scene che non sono minimamente da, diciamo, da noi, non so come girarvela. Un pista offensivo. Con due centrocampisti offensivi, però è veramente
Vuoi salire un po'? Sonas, vieni qui e tu mi fai il centrocampista. Vai avanti il meno possibile e niente, il resto è tuo. In teoria dovresti essere qualitativamente messo abbastanza bene. E poi Novis mediano non ha senso, non ha proprio senso. Devi stare entrato di supporto e Idrissa mettiamo lo Celso, Serra ci mettiamo Bigno, che però fa l'ala. Cambiarli tutti così, e Gerson anche lui ha fatto lo schifo. E Marquez, e almeno sono giovani, lavoriamo con questi giovani per poi rivenderli. L'unica cosa che possiamo fare è lavorare su questi che abbiamo, per poi dopo provare a rivenderli, fare qualche soldino e comprare gente che sa fare giocare a sto sport, perché cioè siamo messi che non sanno giocare a calcio questi. Non sanno giocare, non si vince mai. Non sono una squadra competitiva in nessun caso. E nonostante i valori siano, secondo me, buoni, i valori individuali sono buoni, non si butta la palla dentro. Poi qui stiamo perdendo male, ma male. Per carità, magari Catanzaro è molto forte, eh? Non credo, però. Che schifo di partita stiamo facendo questa. Cioè, c'è poco da dire, c'è poco da fare. Un altro gol del Menga, fatto uguale. Un retropassaggio loro. Qui un po' più di inventiva. Quanto di più. Lo Celso è nero, io sono nero. Però è notte e quindi teniamo un basso profilo. Niente più azioni da gol, non ci sta neanche provando, niente. Ragazzi, io non so cosa dire, sono incazzato come una biscia, ma non c'è niente. Costa contro la furia di niente, perché non vi ho detto neanche quello che penso. Ora vi dico quello che penso. Allora. Dinamiche. Bene, spogliatoio. Sfida. Positivo. Il problema è questo, è atteggiamento, manca atteggiamento, manca voglia di fare, manca tutto qua non so. E li metti sul mercato, si arrabbiano, e li fai giocare, non danno niente in più, quantomeno te li dà le palle. Cioè, veramente. Grazie, mi fai vedere il Bayou City, il Bayou Barcellona, Real Madrid. Beh, bello. In questo momento noi siamo messi sotto zero. Ci aspettiamo la sconfitta. Allora. Io vorrei però sistemare un po' così. Cioè, cos'è che qua non va? E non riesco a capire. Una mezzala d'attacco?
Questi sono molto offensivi, eh. Vediamo, proviamo a far così. Game press. Ok. E cioè, stiamo spingendo parecchio. Ah, sono contentissimi, pensa a te. Io sono incazzato come una bestia, questi sono già contenti. C'è proprio coerenza. Io chiedo al presidente un altro tipo di atteggiamento, di motivazione, di non essere presuntuoso, però bisogna alzare il livello. La società è la prima che non vuole alzarlo. Cioè, ottavi, sono già 10 punti alla vetta. Cioè, mi dai delle strutture di allenamento migliori? Dammi qualcosa. Fa vedere che ci tieni. Cioè, Gegenpress. Dov'è Gege? Ok, no. Gag. Dovete capire che non capite niente qui, tecnico. Su attacco. Qua. Non sul stretta. No. Ma che possesso? Tattico. Che tattico, scusatemi. Attacco. Non si segna, faremo attacco. Faremo attacco. Dove si attacca? Si attacca, si attacca. Porca miseria. Possiamo ridere, facciamo. Facciamo ridere. Visualizzazione. Porca miseria, quest'ora. Quest'ora. Scusate. Allora. Levitazione. Bam. 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 E. Forza legami. Forza legami. Però non ha senso fare così. La mettiamo qui, è buona. La forza legami. E la forza legami. Anche qui la forza legami. Adesso qui mi sentono i giocatori. Adesso mi sentono forte, eh. Questo novembre deve essere il mese della svolta. Siamo solo a novembre. Siamo solo a novembre. Non me ne frega se vi siete tranquilli con questa tattica. Se siete abituati a fare qualcosa, a fare qualcos'altro, me ne frega nulla. Ora si difende, si attacca. Tutti quanti insieme. Si prova a vincere questa partita del cavolo. E se dobbiamo andrà male, non mi interessa. Noi dobbiamo fare la nostra partita, imparare bene a usare questi movimenti. Non c'è problema. Non c'è problema, tanto siamo riusciti a perdere con tutte. Quindi non è un problema. Abbiamo perso col Catanzaro che è qua, ci ha raggiunti. Abbiamo perso con Cittadella, con la Intella, siamo pareggiato. Quindi almeno giocare a testa alta contro il primo in classifica. È quello che voglio e non mi interessa se perderemo. Qui abbiamo un motivo effettivo per perdere. Stepinski, Jankto, Montipò, Muñoz, cioè Ngonge, teste di cazzo che fanno una partita buona contro questi. Teste di cazzo, proprio teste. Bravo Flacus. È rinato facendo il pressing, la Gegenpress. L'unica cosa che può fare. Peccato che si è mangiato una media di gol nelle prime partite che ci avrebbero dato la possibilità di essere ben altre posizioni di classifica. E adesso questo novembre dobbiamo provare a rinascere. Provare a rinascere completamente. Provare a rinascere. E questi sono veramente bastardi, perché segnano solo con, cioè, veramente. Questa azione contro gli altri non si poteva fare, cosa molto simile. Pam. Interno, dei tironi a caso. Questa cosa è un po'
Adesso gli altri rimonteranno, perché l'ho detto, gli altri adesso rimonteranno facilmente. Però la cosa strana è il tipo di approccio mentale dei giocatori. È più strano. Se la partita è difficile, comunque non la gioco, non prendo le imbarcate. Comunque è difficile che le prendano. Ho fatto incoraggio, ho sbagliato. Se invece magari è una partita che ce la giochiamo bene, ce la possiamo giocare bene, invece magari sbagliano l'approccio completo e ci prendiamo un'imbarcata. Cioè, il pari abbiamo preso un'imbarcata, il pari non è scarso, però è la seppe forte, punto. Cioè senza se, senza ma. Ok, che ha giocato una partita molto ravvicinata, adesso ha giocato quindi due ravvicinate, una vicino all'altra, però cioè anche noi non abbiamo mica cambiato i nostri titolari. Sono sempre gli stessi che giocano in questo momento, eh? Non stiamo facendo cambi. Bravo Elias. Però qualche cammino magari lo facciamo, che Carlo è arrivato. Quarti 9, se non lo voglio neanche vedere. Non lo voglio neanche vedere. Costa, vai. Sierra, sei, comincia a essere. Sierra, tu dove sei? Io corti 9 ti provo a dare un metti supporto, ti provo a dare un minimo di possibilità, però capiscimi corti 9, fai girare le palle quando giochi di Stas, palo, cioè traversa per esattezza. Va bene. La calma e lo zen ci guideranno in questa stagione, mi sa, eh. Siamo all'80esimo, siamo la mentalità positiva. Batista è arrivato. Batista e Candela sono arrivati. Che no, mio. Sì, non c'è il nostro. Puoi mettermi in bagna. Vabbè, mettiamo Candela. Vabbè, proviamo anche questa. Siamo costretti, ma non so i miei fidati. Non ce li ho più. Mi tamba. Per i mesi tanga. E anche gli altri sono belli cotti, eh. Posso, tutta questa fascia è cotta. Però vediamo quello che si può fare. Aggressivi. Ecco. Non dagli un altro rigore contro, due rigori contro la stessa parata. Ok, bravo. E teniamo. Corti 9 si è fatto male. Che sfortuna. Mi dispiace, Corti. L'importante adesso è. Adesso io non tocco niente. No, dovrò toccare. Interdizione. In possesso. Altrimenti il gioco. Molto violento. Infatti ha fatto gol. Conferma. Avete concessa, ovviamente. Fatemela vedere. Ve la faccio vedere anche voi. Non ha tirato lì. Pozzo, Stebischi se la porta avanti a scavetto e gol. Bella azione. Subito azione loro. Oh dai, no, il beffone no. Però abbiamo fatto noi il beffone. Sona Sar, anche lì. Gerson, bravo. Cortinovis, addirittura di prima, bravo. Cavoli, sono dei test di. Perché se facciamo così contro la Sverona e poi dopo mi andate a perdere contro le altre, cioè capito che è un po' deludente la cosa. Ok, per quanto ce ne ha? Flacus. Qui sta migliorando, anche prima stava migliorando, però
Ti manca. Diciamo che adesso è in buona forma. Ha fatto qualche gol nelle ultime partite. Sta iniziando a entrare nella. Nelle. Nel, cioè, è stato rodato. Cos'è? È nostro? Scusami, Tu sei nostro, già. Cosa vuoi fare? Non abbiamo nessuno nel ruolo di capo operatore. Va bene. Capo. Un po' di meno, magari. Capo preparatore. Vabbè, bravi. Bravissimi voi, bravi, bravi. Mettiamo lui come capo, ok. Adesso allenamento, preparatori, sistemiamo i preparatori. Mettiamo a riposo quelli che devono riposarsi. Partecipiamo a questo incontro. Gente che sta andando un po' così. Allora, Verone estremo. Chiede la gente. Sei scontento perché non dovresti. Non c'è altro da dire. Ok. Discuto anche con te. Ti posso dar via? Ti do un prestito? Guarda, ti do subito. Cedibile in prestito. Cedibile. Io per darti così cosa devo dirti? Ti do... Dovunque ti do. Ovviamente ha rifiutato la società perché non riusciamo mai a fare le cose fatte bene. Ma lui è molto forte. Lui è molto forte, porca miseria. Lui è molto forte. Bisogna di gioco 11, fammelo vedere con Russo. Allora, lui ha più parate, più mentale, meno velocità, meno fisico e il resto è lì. Lui vale abbastanza. Italiano. Klimovic, c'è anche Klimovic. Abbiamo anche Klimo che però deve giocare. Scarsa qualità di elementi, ma non mi far parlare male, non mi far parlare male, non mi far parlare male che poi ti metto ad allenarti pesantemente e rompi le palle, dai, stai zitto che è meglio. Che poi dopo ti spacchi a metà. Solo perché faccio una cosa, no, te non vai da nessuna parte, Carl, tu rimani con noi. La Cremonese, se la teniamo per il prossimo episodio. Vado a Nanna, iniziamo l'allenamento, vai avanti. Ti posso... Vabbè, aumenta. Va bene. Io ti vorrei reintegrare pian piano perché nessuno ci sta dando una mano dei nostri giocatori che sta tra virgolette lì per essere messo, non dico da parte, però provato a cedere, diciamo così, non riesco a trovare. Ah, infatti non è mio. Elias già vale un botto. Elias è migliorato, ma adesso vale 4 milioni, molto bene. Idrissa, ok.
Scales, molto bene. Ferrari, Ferrari se riuscissimo, cos'è? Preoccupato. Io Ferrari non so cosa dirti. Ti ho sentito tutto io. Vorrei darlo via anche a meno 1,5 milioni. Stessa cosa vorrei fare con quegli altri. Casertana in prestito. Vai. Anche se debile. Come se a me piace un botto, perché vale così poco, lui è infortunato, ma è richiesto, speriamo che vada via presto. Franco, Cortinovic, Celso, anche Coric. Coric, io ti mi dispiace tanto, ma ti vorrei dare via. Anche solo 500. Perché non puoi giocare. Non hai le abilità necessarie per fare quello che voglio io. Franco, tu sei stato... Sei stato. Ora per 2,50 ti do via volentieri. L'altro, quello lì, Meroni. Oh, Meroni, tu. Transfer market. Io per... 600 ti do via tranquillo, eh? Costa richiesto adesso da Catanzaro in prestito. Certo, ti do in prestito. Va, giro. In prestito ti do. Lo Celso è scadenza. Romagna è scadenza. Romagna in catena. Ti vorrei vendere. 500 è un po' poco. Facciamo. Anche lui è meno 700, 2700, quanto meno 700. E... che vuoi, perché tanto abbiamo fatto 30, facciamo 31. Io a... anche solamente a... sì, 100, 160, dai. Il suo stipendio, rifaccio. E lo Celso, Francesco. Allora, ti ho bisogno di un bel centrocampista centrale, cioè dovrei avere un bel centrocampista centrale che faccia tutto, d'attacco, con equilibrio e forza, che sappia fare anche il dribbling, anche marcatura, bella aggressività, un po' di fantasia, sappia tenere decentemente la posizione, però vabbè. Già queste cose qui mi piacerebbe le avesse. So che non ci sarà un 14 in tutto questo, cioè che venga qua, però un 12, no, neanche aumentando un po', un 11, no, allora però abbassiamo un po' l'età, eh. Allora Basic. Asis è porterrimo. Basic, scusami, eh. Era la Lazio. È alla Lazio. Ma Basic è... cioè... è abbastanza interessante. Cioè, va bene. Osserviamo un attimo il giocatore. Questo bro. Mm.
questo 21. 21 anni. Ma chi è sto qua? A Maradona. A Maradona. Vali state anche che piazzati. E Benedetti, chiese il trasferimento, 5 milioni. A buffo. No, io vorrei 756, io lo vorrei prendere anche subito. Centrocampio di quantità. Dai, non mi rompere le palle, dico io dove giochi. Dai. Allora, facciamo così. Ti do il 50% sulla cessione. Questo è tutto quello che posso darti. Il mese di stipendio non te lo posso dare, ragazza. Non te lo posso dare. Vai. Se viene Basic. Ci abbracciamo se viene Basic. Ma ve lo farò sapere e lo saprò anch'io. Solo la prossima. Anche Svilar. Aperto troppo. Solo il prossimo episodio. O forse no. Lo sapremo insieme. Vediamo se ci arriva la notizia. No, formazione. La facciamo così ripartiamo direttamente da qui la prossima partita. Basic. È un bel centrocampista, direi, E via Coric così, però deve diventare titolare al posto di Cari. Cari lo mettiamo come, visto che non è nostro, lo mettiamo come subentrante. Batista, tu difensivamente tu sei un mediano contrista, questo giusto? Qua qual è il nome? Centrocampista difensivo di difesa. E Batista, centrocampista difensivo di difesa. Ti manca un po' di aggressività e di decisioni, però contrasti buoni, marcatura buona, non sei basso, hai una forza di equilibrio decente, concentrazione diciamo abbastanza discreta. Under 18 del 20 non puoi essere messo indisponibile di Under 18. Vabbè, ci guardiamo i disponibili per l'Under 18, perché diciamo che è un pochino come essi, ma che voilà, disponibili la ceppa. Elias. Squadra disponibile per Under 18, ma che no va. Pista. Squadra. Sì, c'è 90 minuti anche lui. Poi anche Drissa. Ma ti ho preso quelli buoni, Under 18. Abbastanza in gamba così, Flacus uguale. Prendi quelli che non stanno bene. Pure Candele, pure Russo. Ah, però. All'Under 18, se il presidente non prende nessuno, cioè prende nessuno di decente, non è inutile anche averla. Cioè, adesso. Con tutto il bene, abbiamo 8 giocatori, abbiamo pochissimi giocatori, però c'è. Cioè. Meroni, Wolbrecht, ok. Ok, Boccalon. Sì, che giocheranno anche nell'Under 18. 29, se anche lui no. Non è... Ok. E Tamba gioca anche nell'Under 18, mi sta bene. Tamba mi sta bene che giochi anche nell'Under 18. E tu ti do anche nell'Under 18.
azioni. Ti do nell'under 18. Courage. Ti do disponibile per l'under 18. Tavares. Ti do disponibile per l'under 18. Franco. Ti do disponibile per l'under 18. Ferrari. Ti do disponibile per l'under 18. Lo Celso. Ti do disponibile per l'under 18. E anche Romagna, però vabbè. Salvo. E chiudiamo qui questo episodio notturno. Un salutone a tutti e alla prossima. Ciao ciao.